Ciao a tutti amici di eximatool.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo il piacere di presentarvi l'unboxing della Cherry Mixboard 6.0, l'ultima tastiera prodotta da Cherry e dotata della nuova tecnologia RK, che sta per Real Key, la quale introduce alcune caratteristiche, tra cui un input lag ridotto da 20 millisecondi ad 1 millisecondo. Quindi la Cherry MX Board 6.0 è l'unica tastiera in commercio dotata di tecnologia Cherry con un input lag di 1 millisecondo rispetto ad altre tastiere da gaming che si attestano appunto sui classici 20 millisecondi, grazie anche a una particolare matrice analogica. Comunque vedremo nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.eximatool.com come funziona nel dettaglio questa tecnologia. Partendo dalla confezione, troviamo una confezione molto elegante, colorazione nera, contrasta molto bene il logo dell'azienda di colore rosso. Nel retro della confezione stessa troviamo un'immagine illustrativa del prodotto e alcune caratteristiche tecniche dello stesso. All'interno della confezione troviamo un'ulteriore confezione di cartone di colore rosso, sulla quale è apposto il logo della Cherry. All'interno dello stesso troviamo il bundle, che si compone di una Quick Start Guide, con riportateci le informazioni riguardanti le doppie funzionalità dei tasti multimediali e non della tastiera, una sacca o comunque una tasca in tessuto riportante sempre il logo dell'azienda e il modello della tastiera, che potremo riutilizzarlo per coprire la tastiera quando non verrà utilizzata. Troviamo inoltre il poggiapolsi dotato di una superficie gommata con una texture molto particolare, dataci da questi piccoli queste piccole, come possiamo dire, scanalature date dalla scritta MX riportata più volte e ovviamente dal logo CRMX su questo rilievo di plastica. E infine la tastiera in tutto il suo splendore. Appoggiamo un attimo qui. Eccoci qui. Partendo dal poggiapolsi, vi mostriamo subito che è dotata di un supporto in metallo, il quale andrà tramite un fissaggio magnetico alla base della tastiera, e quindi potremo usufruire di un poggiapolsi che potrà essere rimosso ed inserito con facilità. Rotoliamo un attimo il poggiapolsi e passiamo alla tastiera. Lo chassis della Cherry Mix Board 6.0 è realizzato in solido alluminio di colore grigio. Troviamo anche qui il logo della Cherry in serigrafato sul chassis della tastiera. La tastiera è in full layout, il layout di digitazione è inglese. Troviamo i classici tasti modiali, multimediali, scusate, che potremo attivare tramite il tasto funzione, e ovviamente poi vedremo nel dettaglio della recensione scritta tutte le funzionalità e caratteristiche di questa tastiera. Retro della stessa troviamo informazioni riportateci su un adesivo, e troviamo nella parte inferiore questi due supporti magnetici in metallo che permetteranno, come abbiamo detto, di innestare facilmente il poggiapolsi. Troviamo il logo della Cherry, i classici piedini plastica per rialzare la tastiera e questi piccoli piedini in gomma. Inoltre troviamo il cavo USB rivestito in treccia di tessuto e con il connettore placcato in oro innestato in questo connettore. Ovviamente preferiamo non staccarlo in questo momento, ma sarà possibile anche rimuoverlo facendo molta attenzione. Tornando un attimo alla tastiera in sé, come abbiamo detto, la tastiera è dotata anche della tecnologia Real Key, oltre che i switch meccanici adottati sono dei Cherry MX Red con una forza di attuazione di 45 grammi, come possiamo vedere qui, e sono dotati anche nella parte superiore di un LED che ci permetterà di utilizzare la retroilluminazione della tastiera di colore rosso e da più livelli. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximatool.com. Un saluto a tutto lo staff.